E adesso parleremo di Serie D che riposa nel fine settimana. Domani sarà tempo di recupero in Virtus Matino contro Gravina, match valido per la 27esima giornata del girone H. Si giocherà sul neutro di Ugento e ne parliamo in diretta con gli allenatori del Gravina, Felice Ragone e Antonio Summa. Buonasera intanto. Buonasera. Diciamo, è una conferenza prepartita in diretta su Telesveva, è un bel esperimento quello che stiamo portando in atto. Io partirei con una domanda per Ragone: come ci arriva la squadra a questo impegno? Beh, siamo contenti di giocare domani perché siamo in netta ripresa con i risultati, quindi andiamo domani al mattino per poter fare risultato e agganciare i playoff. Con Antonio Summa vorrei concentrarmi invece sul recente passato perché sono arrivate tre sconfitte e poi una vittoria nello specchietto retrovisore. È stato un piccolo calo fisiologico, visto anche il grande campionato che avete disputato sin qui. Ma no, sicuramente domenica si è trovato il piglio giusto. Oltre al risultato c'è stata anche la prestazione. Abbiamo fatto sicuramente una delle migliori gare del campionato. Io penso che le tre sconfitte sono già alle spalle. Bisogna guardare avanti, bisogna cercare di fare bene per tirare il massimo dalla partita di domani. A Felice Ragone chiedo invece di farci magari un punto su eventuali assenti, capire un po' chi sarà della partita. No, domani saremo al completo e cercheremo di mettere la migliore formazione possibile e tentare di fare un risultato positivo. Turnover non ne faremo anche perché domenica non giochiamo, quindi avremo qualche giorno in più per poter riposare e poi andremo ad affrontare domenica prossima il Bitonto. Torno da Antonio Summa. Pensate che per la Virtus Matino possa essere una sorta di ultima spiaggia, visto i loro numeri? Sono a 10 punti dal penultimo posto, ci sono 29 punti di distanza tra le due squadre. Le chiedo anche come si tiene alta l'asticella dell'attenzione in vista di gare contro formazioni di bassa classifica. Esiste, l'abbiamo visto, il girone, il campionato è difficile, sorprese ci stanno tutte le domeniche. Abbiamo già detto ai ragazzi che domani sarà una partita difficile, per questo l'affronteremo veramente con il massimo rispetto per il Matino, massimo rispetto per questa squadra, e cercheremo come sempre di fare la partita e di cercare di tirare il meglio dalla gara. Torno poi da Ragone in questo nostro ping pong. Ci saranno poi, dopo la sfida alla Virtus Matino, che lo ricordiamo, si gioca sul neutro di Ugento, 9 giorni per preparare una partita molto delicata, come sarà quella contro il Bitonto. Cosa servirà in questo rush finale? C'è grande equilibrio lì nei piani alti della classifica. Sì, c'è equilibrio, è stato dimostrato anche domenica scorsa, vedendo i risultati in Ardò Cerignola e lo stesso Bitonto ad Altamura, quindi hanno avuto qualche difficoltà. Quindi questo sta a dimostrare che anche nelle parti alte c'è molto equilibrio e il campionato ancora non è deciso. Quindi ogni partita sarà dura per tutti, sia per la bassa classifica che sia anche per chi sta in alto. Quindi ritorno a dire che anche noi domani, anche se andiamo a giocare con l'ultimo in classifica, diciamo che sono quasi spacciati, però sicuramente troveremo una squadra agguerrita che vorrà tenere alta la dignità e quindi fare risultato a tutti i costi. Però dall'altro canto ci saremo noi che diciamo che l'obiettivo salvezza è quasi raggiunto, quindi ci stiamo prefissando anche un altro obiettivo che sono i playoff e ci teniamo a raggiungerlo. E allora, grazie a Felice Ragone e Antonio Summa, allenatori del Gravina, che venerdì, lo ricordiamo, sarà impegnato nel recupero del 27esimo turno contro la Virtus Matino. Grazie ancora. Arrivederci, buonasera. Grazie a tutti. Grazie.